Ed eccoci ben ritrovati, Radio R9, R9 con. Cambiamo ancora una volta argomento, parliamo del 100 di Martin Sicuro. Abbiamo qui con noi per parlarne Gianni e Manuel. Grazie per essere in nostra compagnia, per essere ritornati da noi. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Allora Manuel, raccontaci un po' come si caratterizza il 100, quello che offrite e come ci si diverte. Allora, il nostro locale è innanzitutto ristorante e pizzeria, poi faremo venerdì, sabato e domenica tre serate diverse. Il venerdì cabaret, che poi Gianni ci illustrerà il tutto. Il sabato abbiamo due sale, una area latina, l'altra area commerciale. Quindi per tutti i generi musicali, per tutti i gusti. Per tutti. E la domenica invece, diciamo, è sempre latina, ma un latino un po' più particolare, più reggaeton, hip hop, eccetera. E le serate musicali, diciamo, da che ora iniziano più o meno? Allora, la serata latina, diciamo, del sabato dalle 11:30 in poi, dopo cena. Però ricordiamo che prima c'è sempre la cena. Ok. Quindi diamo qualche dettaglio in più. Allora, ad esempio, questo sabato noi abbiamo come ospite un maestro cubano famosissimo che è Tomasito Santamaria, che è uno dei maestri più bravi, diciamo, a livello internazionale. Per quanto riguarda proprio questo genere musicale. Sì, e dalle 20:30 in poi ci sarà uno stage gratuito, quindi una lezione con lui. Poi ci sarà la cena e poi il dopo cena con il ballo. Quindi chiunque si vorrà cimentare in questo genere musicale lo potrà fare, insomma. Può fare benissimo. E tutto, ricordiamo, è gratuito questo stage. Il stage dalle 20:30 è gratuito. Benissimo. Stage di rumba, Quindi sotto salsa cubana, diciamo. Che poi è un genere che sta andando davvero molto forte. Sì, ringraziando Dio, il nostro locale, diciamo, è sempre pieno. Quindi invitiamo tutti quanti a venire a venire a ballare al 100, ma soprattutto per scoprire anche la nostra nuova cucina. Ok. Quindi la nuova cucina, stiamo cercando di fare tutta una cucina artigianale, quindi partiamo dagli hamburger fatti in casa. Ok. Vegetariani, di pollo e di carne e altri tanti tipi di piatti, tutto esclusivamente fatto in casa. Quindi ecco, avete anche il genere vegetariano per chi magari decide di non mangiare la carne. Sì, e prossimamente faremo anche, a parte la pizzeria, faremo una pizza gourmet. Okay. Sei pizze particolari da venire a scoprire, indubbiamente. E ci puoi dare qualche dettaglio in più in merito? Beh, no, questo è tutto da scoprire. Sinceramente la pizza gourmet la stiamo elaborando per fare qualcosa di particolare. Più ogni settimana cercheremo di fare un menù della nonna che ogni volta cambieremo secondo la serata. Ecco, a proposito di questo menù, Gianni, ne parlavamo già la precedente volta, quindi un ritorno un po' alle tradizioni. Sì, io vorrei cercare di fare le cose che mangiavamo a casa e che magari nei ristoranti classici non si mangia, o a meno che non vai nel ristorantino quello particolare dove mangi le mazzarelle, la trippa, la coratella, tutte queste cose, diciamo, che oddio, non si trova più ormai. No, è vero, è molto difficile, insomma. E comunque è sempre un prodotto non buono, di più. E di qualità, insomma, no? Come dicevi tu, tutto fatto in casa, e questo è molto importante. È quello che ormai ricercano un po' tutti quando vanno a mangiare fuori, insomma. Sì, 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 sicuramente. Quindi ecco, abbiamo parlato di una buona cucina e anche soprattutto il ballo, quindi con diversi generi musicali per chiunque voglia cimentarsi, insomma, a ballare. Sì, abbiamo una seconda sala dove c'è musica commerciale con Luca Calvaresi, Stefano Costantini e Filo DJ. E poi nella pista latina tutta la nostra animazione 100 con Maglio DJ e Fabio DJ. Ok. E quest'anno, sta settimana ci sarà Tomasito e, lo diciamo una chicca, giovedì 7 dicembre avremo in concerto live Danny J, che diciamo che è uno dei baciateri del momento, diciamo che sta spopolando in ambito delle danze caraibiche. E sentite, ma voi insomma aggiornate anche la vostra pagina Facebook dove chiunque insomma può visitarla ed essere aggiornato, sì, sulle serate. Invitiamo anzi a cliccare mi piace, esatto, sulla nostra pagina Facebook del 100 Music and Restaurant. Ricordiamo tutti quanti che 100 sta in via dei Castagni, esatto, a Martin Sicuro. Per le prenotazioni potete chiamare il 348 03 30 480. Perfetto, allora noi ci fermiamo, mettiamo un disco e poi parliamo della serata invece di venerdì 24. Restate okay con noi.
Ed eccoci ben ritrovati in diretta Radio R9, R9 con. Allora, come promesso, insieme a Manuel e Gianni parliamo dell'appuntamento di venerdì 24 novembre al 100 con Pino Campagna direttamente da Zelig, giusto? Sì, sì, è la nuova rassegna che stiamo proponendo per tutto il mese di novembre e dicembre, una rassegna di cabaret col titolo Risate accende allora. E presenta la serata Angelo Carestia, che salutiamo ovviamente, che salutiamo il nostro mitico Angelo, e partiamo da venerdì di adesso, venerdì 24, con Pino Campagna direttamente da Zelig, che poi è uno dei miei preferiti, quindi certo, ovviamente c'è stato il mio vero zambino. E parte dalla cena, quindi il menù è libero alla carta, quindi potete mangiare ciò che volete. Poi c'è l'ingresso dopo cena per vedere solo esclusivamente lo spettacolo, e finito lo spettacolo l'ingresso è libero tutta la notte con Filo DJ Via così con tutta la musica di cui abbiamo parlato prima. Questo appuntamento Risate a 100 all'ora, perché poi prevedete insomma di continuare questo cabaret all'interno, sì, del 100. Sì, sì, ci sarà tutto il mese di dicembre con grandi ospiti. Diciamo che dalla prossima volta ci butteremo sul Colorado Caffè. Non vi anticipo niente perché ancora dobbiamo mettere qualche firmetta, ma diciamo già c'è tutta una programmazione da venerdì prossimo fino a Natale. Ok. Poi stiamo preparando, dopo ci concentreremo soprattutto sul nostro Capodanno, e dopodiché riprenderemo a metà gennaio con la rassegna di cabaret. Benissimo, quindi ecco, appuntamento da non perdere con Pino Campagna. Poi vogliamo ricordare, anche perché è conosciuto, insomma, qual è la frase che fa sempre ridere a tutti. Papi, ci sei, ce la fai, sei connesso. Ecco, quindi così lo poi possiamo riconoscere tutti. Fai il pugliese quando fa i suoi sketch tra la differenza tra il nord e il sud, guarda, io impazzisco. È vero, fa davvero ridere tanto. Allora, questo venerdì 24, ricordiamo prima la cena e poi il dopo cena con il cabaret. Manuel, c'è altro che vuoi aggiungere? Niente, vi aspettiamo numerosi. E quindi appuntamento a venerdì 24, Gianni. Vi ricordo sempre che il 100 si trova a Martinsicuro in via dei Castani. Ridiamo pure il numero. Potete prenotare, vi risponde Enrico al 348 03 30 480. E perfetto, poi ricordiamo anche la pagina Facebook. La pagina Facebook di 100 Music and Restaurant, cliccate mi piace e sarete informati su tutte le nostre prossime iniziative. Ma vi ricordo che al 100, oltre al ballo, perché uno immagina solamente ormai conosciuto per il latino, eccetera, certo, vi ricordo che al 100 c'è una nuova cucina, un nuovo menù con una nuova pizzeria, Pizza Gourmet, e tutta la cucina. Stiamo cercando di creare una cucina artigianale, okay, quindi parecchi prodotti sono fatti in casa, anche dai fritti artigianali agli hamburger, e poi vi consiglio i nostri filetti, le nostre tagliate, una pasta fatta in casa, faremo sempre gnocchi fatti in casa e tutti gli altri primi, quindi è da provare, una ampia carta di vini, quindi soprattutto spingiamo il nostro vino abruzzese. Fate benissimo. E ovviamente sono di Torano, quindi il vino buono non manca. E più anche fuori regione, comunque una buona ampia carta di vini, e soprattutto il nostro pezzo forte del sabato sera, il cena e il dopo cena soprattutto. Assolutamente. Allora ricordiamo Pino Campagna, venerdì 24, presenta la serata Angelo Carestia. Grande Angelo. Allora, grazie per essere stati con noi. Grazie a voi. Grazie a te. R9 con continua.